I 309 morti, come tutti gli anni una fiaccolata illumina via 20 settembre, passa davanti alla Casa dello Studente, uno dei simboli di questo terremoto, il luogo dove hanno perso la vita 8 ragazzi. Poi tutti si sono ritrovati in Piazza Duomo, nel centro storico, da dove da quella notte regna il silenzio, nelle strade disabitate ancora da ricostruire nel cuore della città morta. Le candele strette nelle mani, alle 3.32 verranno letti uno ad uno i nomi delle vittime e poi, come accade ormai da 4 anni, i rintocchi delle campane. È la notte della commemorazione, sono anche i giorni dei bilanci, 22.000 persone che ancora non tornano nelle loro case, 259 gli sfollati negli alberghi e non mancano gli attacchi al governo nazionale. Ecco, il sindaco Cialente, che vedete nelle immagini, dice: oggi siamo in credito con il governo, nel 2016 non ci saranno neanche 40.000 abitanti, qui resteranno solo vecchi e dipendenti pubblici. Nell'ultimo anno se ne sono andate 6.000 persone, se ne vanno soprattutto i giovani, le coppie, i professionisti, insomma sono sempre di meno i residenti dell'Aquila. La speranza è a rischio, la sua denuncia. E il ministro della coesione territoriale Barca, che abbiamo visto prima, anche lui ha partecipato alla fioccolata, ha risposto: lo Stato non può non ricostruire questa città, vedo qui tante facce di persone che ci credono. Bene, d'accordo. Giovanna, se penso che